Bentornati fratelli di Tuberanza. E quella lì è la storia, la mia storia e la storia di molti di voi che state guardando questo video. Quanti di voi si ricorderanno Yuki che con il triangolo mistico si trasformava nel suo alter ego egiziano e spaccava i culi a tutti? Il drago bianco occhi blu, curibolato, XYZ, le fusioni, buco nero, Jinzo, Exodia, i draghi egiziani, di tutto e di più fratelli. Tutto questo oggi arriva su PlayStation 4, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Nel frattempo la PlayStation ha captato dei segnali vocali, come di ma che cazzo stai a di? PlayStation 4, sei nata da poco, non puoi conoscere questo tipo di cose? Silenzio! Qualche sera fa postai una foto con il gioco di Yu-Gi-Oh! Ed ho ricevuto un botto di messaggi privati con scritto: ti prego fallo, dai vai fallo, dai che bellissimo, ti prego faccelo vedere, faccelo toccare. No, ovviamente faccelo toccare no, faccelo vedere sì però. Premiamo un tasto e andiamo al menu principale. Eccolo qui, ovviamente molte sezioni sono bloccate perché questa è una versione demo che potrete scaricare tutti quanti liberamente e gratuitamente dal PlayStation Store. Qualora questo gioco dovesse piacervi e piacermi, potremmo riscattarlo alla modica cifra di 20 euro tramite questo pulsantino. E guardate un po' che cosa ho qui. Una PlayStation Card da 20 euro pronta. Quindi aspetto i vostri commenti alla fine di questo gameplay con scritto: Tube sto gioco fa da matti, fallo. Tube sto gioco fa cagare, lascialo perdere, cancellalo, dagli fuoco. L'unica sezione a cui possiamo accedere è un giocatore. Campagne e tutorial sono le uniche cose che possiamo avviare. In tutorial, fratelli, ieri sera ho avuto dei seri problemi su questa sezione. I mostri Pendulum. Se qualcuno di voi conosce bene questo tipo di mostri e gli effetti, per favore nei commenti descrivetemi il loro effetto, perché io nel tutorial non ci ho capito un'emerita sega. Campagna, avviamola per la prima volta insieme. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! No! Cioè praticamente ci sono tutte le serie. Ovviamente attiviamo Yu-Gi-Oh! Normale perché per me questa è storia. Io sono cresciuto con quel triangolino. Poi ai tempi il triangolo era una figata. Ora il triangolo è diventata una cosa. Yu-Gi-Oh! Il regno dei duellanti. Eccolo qui. Caricamento dati storici Yu-Gi-Oh! Avanti. La storia Yugi Muto comincia al liceo di Domino, dove i Duel Monster, il gioco di carte più famoso del mondo, era in pieno svolgimento. Yugi era il migliore duellante, il suo amico Joy voleva disperatamente imparare a duellare come lui. Yugi Muto stava insegnando le regole del Duel Monster a Joy, mentre i loro amici Tia e Tristan osservavano. No, però vabbè, fatto stile giapponese con i dialoghi alla G-Stars, chiamiamolo. Ehi Joy, svegliati, è il tuo turno. Così carico quando pensa? È così carino quando pensa. Ma che? Non pensavo che lui fosse homo. Vabbè. Ehi Tristan, Yugi mi sta insegnando come giocare a Duel Monster. Dolce Monsters. Duel Monsters, idiota. Stanno giocando. Oh vabbè, possiamo andare avanti? Ok. Storia deck. Usa lo storico deck o deck utente. Usa uno dei tuoi deck. Noi il deck purtroppo non lo abbiamo ancora, quindi dobbiamo utilizzare un deck creato dai personaggi del gioco. Vai. Devo ammettere, fratelli, che io sono davvero emozionato. Non avrei mai pensato di rigiocare Yu-Gi-Oh! Su PlayStation 4. Io voglio fare... Inizio subito a vincere. Prima di iniziare o il secondo? Che faccio? Secondo, così possiamo attaccare. Sì, sì. Vai. Modalità singolo, prima partita. Versus. Duella. Bella per te. È partito lo scontro, eh. Occhio. Forza. Forza riflessa. Madò, quando mi ricordo sta carta. Che è? Non può essere evocata spegnendo una stata evocata. Ovviamente poi nel frattempo dovremo anche leggere gli effetti delle carte, altrimenti avremo dei seri problemi. È praticamente scoperto Joy, è un idiota patentato. Evocazione subito di questo. Poi voglio mettere questa carta trappola, posiziona qui. Pronta, così se mi attacca glielo butto al culo. Allora, adesso che l'abbiamo evocato, io direi che possiamo premere qui, andare alla battle phase e attaccare, via, diretto, sì, 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 sì. 1850 bei punticini persi da Joy. Adesso torniamo su questo menu. End pace. Cambio turno, è il turno di Joy, vai. Stand by, mine, dai. Ha messo una carta in difesa. Ai, 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 ai. Potrei attivare questo qui. Che, voi pensate, io mi ricordo gli effetti delle carte. Cioè,
io avevo difficoltà a ricordarmi una poesia corta così, ma ricordo 600 Pokémon, 30.000 carte di Yu-Gi-Oh! E tutto il resto. Ma la storia, geografia, tutte le merdate della scuola, no. Allora, 1500, 2004, per evocare questo dovrei sacrificare uno dei miei mostri. Sarebbe la scelta giusta. Vediamo l'effetto. Se il tuo avversario controlla due o più mostri scoperti con lo stesso attributo, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio una carta scoperta sul terreno. Gli effetti del bersaglio vengono annullati durante questo turno. Ma ci può essere un solo... evocazione. Devi offrire come tributo un mostro. E questa è una cosa veramente fantastica, perché non in tutti i giochi Yu-Gi-Oh! Il tributo era consentito. Però posso offrire un tributo? No, aspetta, non voglio offrirle uno con 1008. Cioè no, mo evoco questo. Poi il prossimo giro ce lo facciamo, no? Che fa sto effetto? Aumenta l'attacco di questa carta di 500 punti. Gula! Ah, per ogni mostro fuoco. Questo è fuoco. Buono. Vai, andiamo subito alla battle pace. Vai. Allora, attacchiamo con questo da 2000, perché secondo me quello coperto ha 2000 di difesa. No, non ha un cazzo di difesa. Come effetto? Che cazzo ha fatto? Perché mi ha distrutto? Qual è l'effetto di sto mostro di merda? Se questa viene distrutta in battaglia, andare al cimitero, scegli come bersaglio una carta sul terreno. Distruggi. No, bastardo. Vai, end phase. Abbiamo perso un pezzo del nostro repertorio. Vabbè, amen. Oh, chi è? 1007, un mostro armato di ascia. Il tuo avversario ha dichiarato battaglia. Vuoi attivare? Oddio, lo sai che quasi sì? Sì, forza riflessa. Aspetta. No, Fe. Questo distruggeva tutti i mostri. No, distruggeva tutti i mostri in... nel campo del nemico. Quindi aspettiamo un attimo. Durante la draw phase, quando peschi uno o più mostri normali, puoi rivelarti... Allora, posizioniamo sta carta trappola che mi serve per richiamare un mostro dal cimitero. Posiziono questo qui in posizione coperta. Magari lui si caga addosso e non mi attacca. End pace, vai. Cambio del turno. Il tuo avversario ha pescato. Vuoi attivare l'effetto della carta? No, perché devo attivare? No, perché devo attivare la mia carta? Se ne andrò, vuoi attivare? No. Attenzione. È riuscita. Vuoi attivare l'effetto della carta? No. Ai, abbiamo perso un altro mostro. L'altro può già attaccare. Non fa niente, lasciamolo stare. Attacca. Oh, ok. Dovrebbe essere il mio turno. End phase. Ecco qui, il mio turno. Abbiamo pescato, vuoi attivare? Sì. Voglio attivare l'effetto di questa carta. Allora, non abbiamo pescato un mostro, quindi la situazione è tragica. Attiviamo questa carta trappola per poter richiamare un mostro dal cimitero. Richiamiamo questo qui. Ok, vai, torna mio caro, che sei veramente straforte. Ci siamo, questa che fa? Tutti i mostri di fuoco guadagnano 500 e perdono 3. Ma questa rimane, è una cosa equipaggiamento. Fantastico, attiviamola subito, attiva effetto. Ah, una carta terreno. Adesso me la ricordo, sì. E infatti 2350. Fortunatamente i suoi mostri non sono fuoco. Che fa qui? Ah, è vero, posso attivare l'effetto che praticamente se lui controlla due mostri posso evocare in maniera speciale questo mostro senza pagare il pegno del tributo. Attivalo subito. Subito! Mettilo. Guardate che cazzarola di roba. Se il tuo avversario controlla due più mostri scoperti con lo stesso attributo, in questo caso ne ha due uguali, puoi evocare specialmente questa carta. Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio una carta scoperta sul terreno. Gli effetti di quel bersaglio vengono durante questo turno. Ciò può essere... Allora, attivazione effetto. Annulliamo questa, perché alla fine non ci serve un cavolo. Possiamo evocare qualcosa? No, non possiamo evocare un emerito cazzo. Ho fatto una stronzata, fratelli. Passiamo all'attacco. Battle pace. Dai. Allora, attacco. Fuori uno. Attacco. E fuori due. Il prossimo giro, Joy... Tiaro la mamma. Vai, tocca a te. No, ho sbagliato. End phase. Poi è logico, fratelli, che questi primi combattimenti sono leggermente noiosi. Ma è altrettanto ovvio che quando avrò un mazzo cazzuto, gli scontri dureranno di meno, come potrei durare di meno anche io.
Attivare il cuore del perdente, sì. Dichiariamo la carta e ne peschiamo un'altra. Attivazione effetto. Annulliamo l'effetto della sua carta. Così si attacca al buco. Questo che fa? Quando un mostro che controlli viene distrutto in battaglia, scegli come bersaglio due mostri scoperti di terreno. Mischia. Bellissimo! Posizioniamola. Vorrei evocare anche questo. Sì. 1700 d'attacco, che mostro! Sì, però porca troia, ce n'ha due coperti. Che merda. Vabbè, attacchiamoglieli, va. Andiamo alla Battle Pace. Allora, tu attacca lui, che tanto è tranquillo, è innocuo perché non ha più... No. Sì, attacco con lui. Che cos'è? No, mostro del cazzo, maledetto. Va a cagare, quello che praticamente se muore può scegliere un mostro da cacciare. Occhio, occhio Gioia, hai 2400 punti life points. Ma punti battaglia è su Dragon Ball, life points. Il prossimo giro lo pigli in bocca. Attenzione, attenzione. Perché qui lui attiva la Battle Phase, ma io glielo butto nell'ano perché attivo questa carta trappola. Forza riflessa. Ciao, ciao. Mi dispiace Joy. È stato davvero, davvero bello. No, aspetta, ho sbagliato tasto. Battle Pace. Joy, mi dispiace. Oh, gliela facciamo? Che dici? Addio. Joy Wheeler, ci sentiamo alla prossima battaglia. Top. I life points del tuo avversario sono ridotti a... zero. Che cosa? Questa carta è troppo potente. Mi è spazzato via. Joy, sei ancora in un ninetto a questo gioco? Mio nonno possiede un negozio di giochi. Prendo tutte le carte. Tutte le migliori carte da lui. Gulazzeta, raccomandato. Hai un negozio di giochi? Che cosa aspettiamo? Andiamo, va bene. Forse posso anche chiedere a mio nonno di mostrarci la sua carta super rara. Aspetta, come si chiamava? Dimmi il nome. No, non mi viene. Nuova campagna, duello sbloccata. Yugi, il cuore delle carte. Nuovo avatar deck sbloccato. Nuova ricetta deck sbloccata. Premio carta, signature carta. Ah, quella lì, 1750. Premio carta. Un culo, quanti premi. Buono. Andiamo avanti. Allora fratelli, abbiamo visto il primo scontro. Adesso tocca a voi. Voglio che sotto i commenti mi scriviate cosa ne pensate di questo gioco. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video sempre qui su Tuberanza. E chissà, magari se vi è piaciuto su Yu-Gi-Oh! Ciao!